Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. Oggi è aria di pesca in Animal Crossing. Se state giocando ad Animal Crossing, sicuramente vi sarà capitato di trovare nella piazza principale questo buffo castorino che vi permette di partecipare al torneo di pesca. La prima volta è gratis, la seconda volta ha un costo in stelline. Ogni 10 pesci circa, o perlomeno la prima volta, potete ottenere un premio. Inoltre, i pesci che pescate possono essere venduti in cambio di stelline. Quindi, diciamo, voi partecipate la prima volta gratis e avete 2 minuti di tempo per pescare quanti più pesci potete. Dopodiché pagate 500 stelline ed avete circa 3 minuti di tempo per pescare il maggior numero di pesci che poi, diciamo, il castorino vi acquisterà. Inoltre, per ogni pesce avete un punto. Una volta che raggiungete 10 punti potete ottenere il premio. Sinceramente io non so che premio sia, perché ho iniziato, diciamo, poco fa a provare questo torneo di pesca, ma come potete vedere non è facile, perché avete a disposizione soltanto 3 minuti e, diciamo, perdete minuti interi a tirare l'esca e aspettare che il pesce abbocchi. A volte non abbocca facilmente, quindi perdete tantissimo tempo. Avete a disposizione solo 3 minuti la seconda volta a pagamento, mentre la prima volta avete, diciamo, 2 minuti, però è gratis. Il consiglio è quello di procurarvi una bella canna da pesca solida che potete fabbricare con i materiali o acquistare presso il negozio di Mirko e Marco. Dopodiché accettare la richiesta della pesca e precipitarvi sulla spiaggia, nel laghetto o comunque in prossimità di un luogo dove ci sono tantissimi pesci. Ecco, mi è sfuggito, perfetto. E assicurarvi di pescarne il maggior numero possibile. Come potete vedere il tempo è tiranno, avete davvero poco tempo a disposizione. Molto poco, aggiungerei, cioè davvero poco, voglio dire. Il tempo a disposizione è così poco che perdete tempo solo a lanciare l'esca sperando che il pesce abbocchi, che non fugga, e quindi alla fine vi trovate a spendere 500 stelline. Ecco, infatti mi è sfuggito anche questo. Vi ritrovate a spendere 500 stelline a sessione per pescare alla fine un solo pesce. E è vero che se pescate dei particolari pesci li recuperate, diciamo, i soldi spesi. Inoltre avete anche un buon guadagno, devo dire, perché prima ho venduto, ecco, mi sfugge anche questo, perfetto, sono una frana. Prima ho venduto solo 2 pesci e ho ricavato quasi 3000 stelline, quindi a seconda poi del pesce che pescate avete un certo guadagno. Ma più che altro non è il guadagno che vi interessa, o meglio, se diciamo non seguite tutti i metodi da me descritti in altri video, allora sì, altrimenti il vero guadagno è il premio. Quindi dovete pescare 10 pesci durante il torneo. E attenzione, non è valido il fatto che pescate i pesci e poi glieli vendete, assolutamente no. In quel modo là fate stelline, questo sì. Ok, è finito il tempo, ho fatto veramente schifo, un solo pesce. Adesso vado dal tizio a venderglielo, vediamo quanto guadagno. Comunque, dicevo, se voi recuperate i pesci prima del torneo e li vendete avete le stelline, ma non vengono considerati come punti. Ho speso praticamente 500 stelline per pescare un solo pesce. Vediamo quanto guadagno. Ovviamente ci tengo a precisare che il castorino è disponibile solo oggi. Non so se tornerà in futuro. Ma diciamo, se avete tempo oggi di giocare fino a questa sera alle 9, troverete appunto il castorino. Una volta che è finito il torneo e gli avete parlato, riparlategli di nuovo. Vendetegli i pesci e ottenete le stelline. Ora
ho un solo pesce che vale 450 stelline, considerando che ho speso 500 stelline per partecipare, ho perso 50 stelline, però se pescavo più pesci sicuramente guadagnavo molto molto di più. Se questo video vi è piaciuto, vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.